Se vi dicessi che le fiabe sono storie vere, immaginate immensi regni pieni di terribili meraviglie. Oltre al nostro mondo, ce ne sono altri collegati tra loro, un vasto multiverso fatto di forze oscure e riflessi sinistri. C'è solo una sottilissima barriera che ci separa dalla magia e dai suoi mostri. Ora ascoltate, un bel giorno, quella barriera è andata in pezzi. In questo modo, le fiabe più terrificanti hanno trovato la strada per entrare nella nostra realtà. Fino a quando non sono arrivate le principesse a mostrarci che la magia esiste ed è molto pericolosa. Per questo ho fondato la Looking Glass e quando la morte si è ripresentata col suo terribile volto, ero pronta ad affrontarla. O almeno così credevo. Adesso è la Looking Glass a proteggere il mondo dalle possibili minacce delle fiabe. Anche se ho il presentimento che questa volta mi servirà un po' più di supporto. Abbiamo degli ospiti non graditi. Ovviamente le unità sono in vacanza ora che il popolo del mare sta attaccando la mia città. Cappellaio? Cappellaio! Presente. Cosa sappiamo dei nostri nuovi oppressori marini? Principessa Magdalena di Atlantide oppure Magdalamatta o... Splendido. Niente male. Mi piace già, sai. E quel bel ragazzo? Lui è Charles III. È un principe. Non avevo dubbi. Beh, lui dovrebbe essere un grande eroe leggendario, se ricordo bene. Sembrava belle pronto per sposarsi e poi è sparito all'improvviso. Di certo avrà preso il largo con quella sirenetta. Perché ci sono tutti questi intrighi amorosi tra i personaggi delle fiabe? Beh, devi ancora sentire il resto. Ora ti faccio vedere la sua futura moglie. Mi hai messo la pulce nell'orecchio. Credo sia ora di rompere il ghiaccio. Quello che dovremmo fare è rispedire questi stranieri a casa, invece ne stiamo liberando una. L'ultima volta che lei ha fatto di testa sua, ha quasi distrutto l'intera realtà. Va bene,
Ama gli estremi, estremi rimedi. Cappellaio? Sì? Saresti così gentile da preparare la mia dose di medicine? Certo. Temo che tra poco ne avrò bisogno. La vuoi normale o abbondante? Abbondante. Adesso, cappellaio. Biancaneve, suppongo. Credo che dovremmo fare due chiacchiere riguardo al tuo fidanzato. Magda, mia cara. Uccidetelo. Wow, 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 giù le pinne, signori stoccafissi. Se mi uccidi, come farai a trovare il tuo amato? Ho circondato la città. I tritoni la setacceranno da cima a fondo. Lo troverò. Può essere. Ma purtroppo devo darti una brutta notizia. Non sei l'unica contendente. Il principe ha altre opzioni. Certo, potresti anche trovarlo, un giorno o l'altro. Però qualcuno potrebbe trovarlo prima di te. Tipo Biancaneve. Ora tu mi dici quello che sai. È in città e non è da sola. E tu come fai a saperlo? Dimmi qual è il tuo nome, straniero. Perdonami, mia regina. Ho scordato come ci si comporta. Da troppo tempo ormai non ho a che fare con dei reali come si deve. Io mi chiamo Tremotino. E sai, queste faccende sono il mio mestiere. Non ho portato il curriculum oggi, ma il mio ultimo lavoretto è stato governare gli inferi. Però credo di essermi già stancato. I morti sanno solamente lamentarsi. Ti prego, non è ancora giunta la mia ora! Poi è arrivata tutta quella gente abbrustolita ed eri tu a mandarli. Io ho pensato, wow, andrò a conoscerla di persona. Tremotino. L'ho già sentito. Ah, quindi ti hanno parlato di me. Mi hanno detto che hai ucciso Biancaneve. Ma intanto lei ha ucciso te. Sì, però era un altro Tremotino. È un nome popolare dalle mie parti. Il nemico del mio nemico. Sicuro? Esatto. Detta così mi piace. D'accordo. Se sei davvero un uomo d'affari, allora qual è la tua offerta? E qual è il prezzo da pagare? Non solo farò inginocchiare il tuo principe azzurro ai tuoi piedi squamati, ma lo convincerò a prenderti in moglie. Sarebbe questo il piano, giusto? Lui deve sposarsi con te. Esatto. A quanto pare, secondo l'incantesimo, il principe dovrà soltanto mettermi l'anello al dito di sua spontanea volontà. Beh, direi che è fattibile. E già che ci sono, posso anche togliere di mezzo Biancaneve e per tutto questo posso farti un prezzo di favore. Voglio Atlantide. Ho appena cambiato idea. Uccidetelo. Wow, 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 ascoltatemi un secondo. Se so trasformare la paglia in oro, saprò anche farti sposare con lui. E a quel punto che cosa ti servirà, Atlantide, eh? Quando possiederai tutto il reame, sarai appagata grazie all'anello che avrai al dito. Non fa una piega. Accetterò le tue condizioni quando Charles sarà tornato da me. Prima devi dimostrarmi la tua lealtà. Adesso dimmi come pensi di farlo inginocchiare ai miei piedi squamati. Era così? Oh, sarà come un gioco da ragazzi. Hai presente come sono questi valorosi eroi? Più è grande il loro onore, più risulta facile manipolarli. E io conosco una strategia infallibile che attirerebbe qualsiasi eroe.
Magda. Charles, pensavo che fosse morto. È scomparso tanto tempo fa. Dov'era finito? Atlantide, a quanto pare. Magda! La conosci allora? Sì, la conosco da molto tempo. Ma che cosa ci fa qui? Oh, beh, tu avrai anche salvato la città l'altra volta, però nel frattempo hai combinato un bel pasticcio. Quello che sappiamo finora è che insieme allo specchio anche la realtà è andata in frantumi. Il percorso di accesso a questo insieme praticamente infinito di reami ora è tutto sottosopra. Adesso tutti questi frammenti e pezzetti di specchio sono sparsi per il mondo. Il mio mondo. E ognuno di essi è un portale per entrare nel regno di una fiaba, compresa la tua. Avrei dovuto prevedere che uno sarebbe finito nell'oceano. Quella è l'isola che non c'è, a cui sono molto affezionata. Lì non si cresce mai, non ti vengono le rughe, ma devi sopportare i pirati. E in quello ci sono scimmie volanti e altre creature assurde. E se c'è qualcuno fuori dal suo reame, sono io a riportarlo indietro. Compresa Magda. Compresa tu, se devo essere onesta. Perché è venuta qui e che cosa vuole? Quello che ha sempre desiderato. Il potere. L'oceano non è abbastanza per una fanciulla con le branchie? Vuole anche la terraferma. E le serve Charles per averla. Il suo anello. Chiunque lo sposerà, governerà ogni terra emersa. Prendete sempre tutto alla lettera. Molto bene. Tutti pronti per salvare il principe, fermare il malvagio popolo del mare e rispedirti a casa. Perdona il risveglio precipitoso, ma il tempo stringe terribilmente. Ti mostro dove trovare la bella addormentata e il cappuccetto. Sogni d'oro. Sei stupida come ti ricordavo. Grazie, cappuccetto. Tieni. Per quanto la magia non basta. Credo che cercassero qualcosa. O qualcuno? Da dove arrivano queste guardie? Forse dalla Looking Glass. Sembra che ci sarà da divertirsi. Esattamente come ai vecchi tempi. Anche voi due da queste parti, ragazze? Sembra che abbiate avuto parecchio da fare. Biancaneve, credevo fossi morta. Mi hanno solo congelata per un po' di tempo. Dove sono le altre? Sai, ultimamente qui c'è stata giusto qualche tensione. La Looking Glass ha dato la caccia a tutti quelli come noi per spedirli chissà dove. E proprio ora che i soldati di Atlantide attaccano la città, sono tutti scomparsi. Beh, è per questo che sono qui. Abbiamo una missione. Finalmente. Non vedo l'ora. Però ho paura che non vi piacerà. Ma non mi dire. E come hai fatto a trovarci? Con lo specchio.
O con quello che ne rimane. Allora significa... Scherzi? La Looking Glass. Andiamo a chiedere ad Alice. Certo. Allora, fammi capire un secondo. In pratica, per tutto questo tempo, tu sei stata qui. A rilassarti al fresco. Insomma, durante l'invasione ti sei fatta un bel riposino. Non mi pare sia stata una mia decisione. Se qualcuno mi avesse scongelata un po' prima. Ma per favore, ogni volta che voi nobili combinate qualche guaio è solo la gente comune a pagarne il prezzo. Ne ho abbastanza. Che vi piaccia o no, tocca a noi fermare Magda. C'è solamente una cosa che vuole. Non si arrenderà finché non lo riavrà. Quindi dobbiamo trovare Charles prima di lei. Charles? Quel Charles? Il principe azzurro? Mi sbaglio o voi due eravate, insomma... Questo non c'entra adesso. Quel che mi preoccupa è che se Magda sposa Charles può far finire l'intera città sott'acqua, se lo vuole. Tutto questo potere in una fede nuziale. Charles è così nobile, valoroso, un eroe incorruttibile. Non ha mai voluto governare. È stato il popolo a pretenderlo. Con quell'anello gli hanno dato il potere di comandare su tutto il reame. Lui voleva condividerlo con me. Sai, la più bella del reame. Grazie, avevo capito. Ah, va bene. D'accordo, adesso scendiamo tutte in campo e salviamo il tuo amore. Come lo troviamo? Bene, un colpo di fortuna. È vicino alla chiesa. Mai provocare Biancaneve. Devo continuare? Oh, credo che così sia sufficiente. Se io fossi un eroe, verrei di corsa. E ora che facciamo? Uccidiamo gli ostaggi e distruggiamo le città. Minacci. Minacci di uccidere gli ostaggi. Minacci di distruggere. Se ucciderai qualcuno, non otterrai il consenso. Capisco. Beh, magari uno solo, così capirà che qui non si scherza. Magda! Charles, ce l'hai fatta! Il matrimonio è annullato, Magda. Dovresti saperlo, l'oceano è pieno di pesci. Visto? Hai già fatto troppi danni e io non lascerò che tu ne faccia altri. Almeno non a causa mia. Allora inginocchiati ai miei piedi e chiedimi di sposarti. Ho l'impressione che tu stia bruciando le tappe. Portatemelo qui! No! Com'è possibile? Tu! Biancaneve! Charles, questo tipo finirà ammazzato. O peggio, sposato. Amore. Non toccare il mio principe! Fa bei sogni. Coraggio, principino. Vieni con me. Ora andiamo alla Looking Glass in missione. Oh no. Andiamo. Ok, va bene. Un attimo. Dove sei finito, mio principe? Ci risiamo. Mi sa che se n'è andato di nuovo. Sarebbe il caso di sparire. Non si sarà allontanato tanto. Di certo starà lottando da qualche parte. Che dici? Andiamo? Ritiriamoci. Ok. Tutto bene col fidanzatino?
Non mi sembra che il tuo piano abbia funzionato. Nemmeno Magda è riuscita a riprenderselo. Non ancora. Che cosa è successo? È sparito. Un momento, guardate. Dov'è quel posto? È qui. Ciao a tutte, bellezze. Mia adorata, non ci vediamo da un sacco di tempo, è incredibile. Un momento. Tesoro! Già, che sbadato. Abbiamo dato una bella lezione a quei tritori, vero? Proprio come una volta. Insieme, tu ed io. Il principe Charles. Sarebbe questo il principe? A me non sembra. Allora spiegami cos'è successo. Ah, sì, ma certo. Durante la lotta ho visto quel tipo strano che stava cercando di darsela a gambe. Adesso, se volete seguirmi, vi mostro qual è la mia idea geniale. Io pensavo di sfruttare la potenza di questi piccoli aggeggi per rispedirlo nel suo mondo. Levagli il bavaglio. Credo sia meglio di no. Non so che cosa tu stia tramando, però ti avverto. Attento a ciò che fai. Signorina, non ho idea di chi tu sia, ma sappi che quell'uomo è un impostore. A quest'ora dovresti essere morto. Quello era un altro tremotino. Oh, cavolo! Il portale! Ti prego, slegami! Avrai scommesso. Sei riuscito a catturare Charles, recuperare il mio anello e togliere di mezzo Biancaneve. Dove le hai mandate? Dove? Quando? Non ha importanza. Diciamo che le ho rispedite nel mondo delle fiabe. Quindi non prendere impegni, mia cara. Preparati per il matrimonio. Allora? Non sei contenta? Ci sarà la torta? Deve ancora farmi la proposta. Ci arriverà da solo. Hai davvero fatto fuori Biancaneve, come avevi promesso? Ho capito. 10 di voi entreranno nel portale. È un ordine. Cercatele e distruggetele. E poi disattivate il portale. Non vorrei ritrovarmele qui. Da questo momento in poi nessuno attraverserà il portale se non per mia volontà. Adesso andate. Il vostro sacrificio verrà ricordato. Bravo, stai facendo il tuo dovere. Continua così e avrai Atlantide. Portatelo via. E mettetegli un bel completo. E uccidete chiunque troviate qui.
qui c'è qualcosa che non va. Questo posto ha un che di familiare. È il bosco dei sette nani. Mi sembrava. Questo è stato inciso poco fa. Sono appena passati di qui. Merluzzi dovrò ancora fare fuori. Lo vedremo. Si torna all'arco. No. No. No, 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 di nuovo qui. Non è niente. Non impazzire. Gli spazi piccoli non sono un problema. Cavolo, non funziona. Bel regalo. Hey! Hey! No, 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 no. Anzi, va molto male. Niente panico, le riportiamo qui. Basta recuperare il propulsore e trovare le ragazze, ovviamente. Alice. Cappellaio. Alice, ho una cosa per te. Forza, coraggio, vieni. Su, veloce. Mettilo insieme agli altri regali. E impacchettalo. Mettete subito giù le maniche, luridi anfibi schifosi! Charles, mio caro, è il modo di trattare i sudditi. Sei un principe, tesoro. Tra poco diventerai re. Datti un consegno. Ti avverto. Se hai fatto del male a Biancaneve, io che ti giuro... cosa vorresti fare? Tranquillo. Di lei non dovrai più preoccuparti. È nel passato.
È impossibile, perché io penso a lei continuamente. Ogni singolo momento. Non importa quanto sarà sudicia la cella in cui mi butterai, o quanto atroci saranno le torture che mi infliggerai, o a quanti anni di prigionia mi condannerai nelle profondità oscure e impenetrabili di quell'orribile posto che tu chiami Atlantide. Non cancellerai mai il mio amore per lei, miserabile strega branchiata. Sei vigliacca, venale, viscida come una medusa, e il tuo popolo si ricorderà di te solo per il tuo volto affilato e arrogante da pesce cane. Non avrai mai un amore come questo. Men che meno da parte mia. Fossi in te non ci giurerei. Portatelo via! Tu avevi detto che l'avresti convinto. Forse non l'hai notato dal tuo piccolo nascondiglio, ma non sembrava affatto convinto. Credimi, ci arriverà da solo. Fidati di me, il mio lavoro darà i suoi frutti. E quale sarebbe il piano? Minacciare ancora la città, torturare il principe affinché mi sposi? No, no, nulla di simile. Ascolta, quello era solo l'inizio dello spettacolo, ma adesso arriva il pezzo forte. E quest'altra parte del piano richiederà una maggiore astuzia. E anche tu avrai il tuo ruolo. Strano. Devono essere qui da qualche parte. Sono 7. Oh no. No. Eravate sempre pronti a proteggermi. Io però non ho saputo proteggere voi. Vi meritavate molto di più di questo. Magda me la pagherà. La regina ti vuole morta. Di pure alla regina che non ho paura. Questo dovrebbe spaventarmi. Se proprio insisti. Cinque su 7. Grazie, ragazzi. Dimmi come pensi di convincerlo. Magda, ci sto lavorando. Ho bisogno di sapere esattamente
Che cosa hai intenzione di fare? Te l'ho già detto. Io voglio Atlantide. E per me fare da Cupido è un prezzo più che accettabile. Se scopro che è tutta una messa in scena, ti squarto vivo e ti do in pasto agli squali. Poveri squali. D'accordo. Ehi, calamaro, sai recitare? Ancora un tentativo. Metti giù le mani. Non vi dirò mai. Ci hai preso un po' troppo gusto. Lascialo stare. Puoi andare. Prova a farlo a me. Allora, come sei finito qui? Tu e io ci siamo già visti. Mi chiamo Rupert. Diciamo che è una lunga storia, Rupert. Oh, non c'è problema. Abbiamo tempo. C'era una volta il principe azzurro Charles III, insieme alla sua adorata Biancaneve, ebbe diverse avventure, diciamo. Non c'erano nemici che non potessero battere, né incantesimi che non sapessero rompere. Non c'era niente in tutto il regno che riuscisse a eguagliare il loro potere e il loro immenso amore. Erano dei veri eroi. Eravamo degli eroi. Ma ahimè, non eravamo destinati a vivere per sempre felici e contenti. Nonostante il regno ci avesse scelti come sovrani, non era facile. Alcuni erano invidiosi di noi e nessuno lo era più di Magda la Matta. Bandita e confinata nei mari, Atlantide era da tempo in uno stato di fragile pace con la terraferma. Purtroppo a Magda non bastava il dominio sugli oceani. Alla vigilia del mio matrimonio è stato il suo canto di sirena a trarmi in inganno. Non ho mai resistito al richiamo dell'avventura. Era un regalo perfetto, il trono di Atlantide per la mia amata futura sposa. Certo, sarei arrivato per il taglio della torta. Non avevo capito che era una trappola di Magda e mi ha rinchiuso in una cella. Ci sono rimasto un'eternità, anni. A me è sembrato come una vita intera. Ormai non so più né in che luogo mi trovi né in quale epoca, sai, Rupert. Non so nemmeno quale sia il mio ruolo ora che sono in questo strano posto sconosciuto. Sai, non è di certo amore quello che desidera Magda. Lei cerca il potere, quello del mio anello. Un potere che è nelle mie mani, ma che neanch'io sono certo di voler possedere. Quindi, chiunque porti quell'anello al dito acquisisce il potere su tutte le terre? Esatto. Con questo intendi l'intero reame? Tutto il reame. Cioè, ogni territorio conosciuto. Ti prego, ora parlami di te, Rupert. Come sei finito a dividere questa prigione in mia compagnia? Beh, hai avuto un colpo di fortuna oggi, Charlie. Sono qui per aiutarti. Ho lavorato con la fazione opposta. Magda però mi ha scoperto. E ora sono qui. Quale fazione opposta? Alice. Allora,
Spero proprio che questa Alice sia tanto astuta quanto pensi. Altrimenti tu e io diventeremo vecchi ancora prima che questo pericoloso complotto abbia fine. Oh, per fortuna ti ho trovato. Dimmi, cappellaio, hai avuto il tempo di preparare le medicine? Ma certo, è una piccola dose. Meglio non esagerare, o rimarrai così. Oh, splendido. Tu resta ancora un po' qui, cappellaio. Credo sia arrivato il momento di cacciare questi tritoni dal mio palazzo. Ma temo che non sarà così semplice. Ok, andiamo. Coraggio, Alice. Niente di nuovo. La prossima volta aguzzate la vista, ragazzi. Oh, abbiamo già vinto? Ho paura di no, cappellaio. È come pensavo. Se riusciamo a scoprire quando e dove sono finite Biancaneve e le altre, avremo bisogno che il portale funzioni. E tu non sei pratico di viaggi temporali interdimensionali, o sbaglio? Solo quelli di tipo allucinogeno. Ma certo. Ma certo! Abbiamo la soluzione. Credo che sia giunta l'ora del tè. Meraviglioso. Cosa ne dici di preparare il tuo infuso speciale? Potrebbe aiutarti a localizzare le nostre paladine disperse nel tempo? Non può che farmi bene. Anche tu ne vuoi un pochetto? Oh, no, caro. Ora no, ti ringrazio. Dovrò essere lucida per ammortizzare il capitombolo che farò gettandomi nella tana del coniglio. Tu resterai qui. Dovrai cercare di individuare le ragazze e sbarra la porta dietro di me. Ho una missione da compiere. Allora vai a trovare la regina. Bravo, esatto. Ma spero che lei non trovi me. Mi stai ascoltando? Credimi. Devi avere pazienza, il piano funzionerà. Perdonami, Rupert. Ma che senso avrebbe? Non mi importa più di quello che dovrò subire. Biancaneve è morta e con lei la voglia di lottare. Cerchiamo di tenere in piedi questa messa in scena e poi... No! 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 Lascialo andare! No! 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 Ebbene? Cavolo! Non sarà facile. Il ragazzo è depresso. Quindi il tuo piano per liberarti di Biancaneve è fallito, alla fine. Non ha più una ragione di vita e non è abbastanza docile. Tornerò al piano A. Mi dispiace, è saltato l'accordo. Wow, stai calmina! Ascolta, si è perso la voglia di vivere. Dobbiamo trovare qualcosa che gliela faccia tornare. Spero che tu sappia quello che fai. No! Rupert, sei vivo? Che è successo? Magda, l'ha scoperto. Sai che faccio il doppio gioco? Mi ha fatto delle domande. E mi pare di capire che non sia stata gentile. Ma in ogni caso non le ho detto nulla. Beh, i miei complimenti allora, Rupert. E inoltre ho raccolto delle informazioni. Biancaneve. Lei è viva. Ancora un attimo. Cinquanta gradi a ovest.
Correzione di 6 gradi per il vento. 3 bersagli e tutti belli in fila, che gran fortuna. Idioti. Hanno un tempo di risposta di 3 minuti e 48 secondi. Qua giù è praticamente un buffet di frutti di mare. E di certo ne arriveranno altri. Basta ucciderne uno e ne arriva un intero banco. E ho solo le mie frecce. Anch'io ne ho incontrato uno, ma era diverso dagli altri. Mi stava aspettando. Già, l'ultima volta che sono stata qui non era pieno di tritoni di Magda. Qualcosa è cambiato. Non era così un tempo. Se Magda riuscisse a sposare Charles, governerebbe su tutto il regno, incluso il portale. Credo che non siamo solo tornati a casa. Ci troviamo in un'altra epoca o un'altra dimensione. Dobbiamo trovare un modo per tornare e mettere fine a tutto questo. Se Magda sta usando il portale per inviare tutti questi tritoni, noi possiamo usarlo per tornare. Altrimenti non si spiega perché stiamo incontrando tanti tritoni, ma nessuno che ci aiuti. Dobbiamo tornare a prima del matrimonio. E poi impedire che accada tutto questo. Sai da che parte arrivano i tritoni? Certo, esattamente da dove sono arrivata anch'io. Puoi fare strada? Sicuro, basta solo seguire le briciole. Chissà se i miei poteri hanno effetto sui pesci. Avanti. Su, da bravo. Respira tutto. Ora faccio che dico. Vieni qua. Che bravo. Non sono poi così stupida, no? Questa è perfetta. Questa deve essere la bella addormentata. Oh, non me l'aspettavo. Se la cava bene. Non è lontana da qui. È sulla nostra strada. E se fosse una trappola? Abbiamo altre opzioni? No, potrebbe essere nei guai. Meglio muoversi. Qual è il piano? Dov'è Biancaneve? Perché tu sai come farci uscire da qui, vero? Non solo. Se ti dicessi che posso farti uscire da qui e anche sposare Biancaneve... Ma come? È facile. Dovrai semplicemente fare quello... Oh, ma no, che no, cosa no, sta... No, non adesso! No! Che cosa ho fatto? Come? Come? Rupert, dimmelo! Come devo fare? Rupert! Il tempo è scaduto, chiacchierone. Piano! C'è cascato con tutte le scarpe. Solo dagli un po' di tempo. Fallo riflettere. E in un batter d'occhio sarete la coppia perfetta. Glielo domanderò io stessa. No, no, no! Ecco. Lo sposo non può vederti prima delle nozze. Tu vai ad acconciarti. Fatti bella, mi occuperò io di portarlo all'altare. Non intendo aspettare oltre. Per quanto ne so, Biancaneve e le sue vendicatrici potrebbero essere già tornate. E sarà meglio per te che non ci siano ospiti sgraditi. Avrei dovuto ucciderle io stessa. No. Fidati, dagli tempo. Non te ne pentirai. Ti do un'ora. Tremutino. Ma che bel trucchetto. Ma che cosa ci fai qui? Cosa ci faccio qui? Cosa ci fai tu piuttosto? L'ultima volta che ti ho visto governavi gli inferi con la regina di cuori. Come sta Gelda, a proposito? Non male.
Almeno credo. Voi due non vi parlate più, giusto? No, ma potremmo. E sarei ben felice di riferirle dove ti trovi adesso, a meno che tu non mi dica cosa sta succedendo. Il matrimonio è fra un'ora. E tu? Ma sì, dai caso che abbia un piano. Tu hai sempre un piano. Perché dovrei fidarmi? Senti. Ok, Alice. È vero. Ho aiutato Magda a catturare il principe e a liberarsi delle Avenger. Sì. Ma volevo imbrogliarla. E non ha funzionato. Comincia a sospettare di me. È fuori di testa. Non l'hanno chiamata Magda la matta per niente. Ad ogni modo, sono felice che tu sia qui. Mi serve il tuo aiuto. Come faccio a essere certa che non sia tutta una messa in scena? Non puoi. Ma se ti portassi il propulsore e ti mostrassi dove si trova Charles, eh? Ti sembra un buon affare? Se liberassi il principe e riaprissi il portale, potrei porre fine a questa catastrofe. Oh, d'accordo. Adesso dimmi dov'è. Seguimi e vedrai. Perché ogni volta che mi ritrovo in queste situazioni sei coinvolto anche tu? Cosa succede? Chi è lei? Tu! L'ho trovata mentre cercava di scappare col tuo uomo. Allora credo proprio che la ucciderò! Dov'è finita? Andate a cercarla! Te ne farò pentire amaramente, tremotino. Mi dispiace, piccoletta. Ok, Alice. Devi sbrigarti. Bastardo. Ben, sembra che mi possa fidare di te. Magda, nessuno rovinerà il tuo matrimonio. Continuo a non capire. Che sia nel presente o nel futuro, se Magda sposasse il tuo Charles, controllerebbe il tempo. Sì, se non riusciamo a fermarla. Dobbiamo trovare il modo di tornare per cancellare tutto questo. Ma solo se torniamo nel momento esatto. Sì, so che sembra confuso, ma adesso dobbiamo pensare solo a uscire da qui. Non faremo nulla di buono restando nel passato o dovunque ci troviamo ora. Bisogna studiare un piano. Primo, trovare la bella addormentata. Secondo, dobbiamo trovare un modo per attirare i tritoni, ucciderli tutti, sperare che il portale si apra ed entrarci. Oppure improvvisiamo. Oh, ciao! È la nostra occasione! Okay. Diamoci una mossa! No, 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 no! Ditemi che non era parte del piano. No! Siamo andate troppo lontane. Non capisco, è da questo posto che arrivano i tritoni. No, è da questo tempo che arrivano i tritoni. Magda alla fine ha ottenuto quello che voleva. O perlomeno così pare. Non essendoci state noi a fermarla, sarà riuscita a sposare Charles. Deve essere qui da qualche parte. Quindi, posto giusto, momento sbagliato. Esatto. E c'è un modo per andarcene. La Looking Glass. Di nuovo là? Pensaci un attimo. Da dove possono venire i tritoni se non da qui? Probabilmente sono secoli che Magda invia i suoi tritoni per ucciderci. C'è ancora speranza. Sì, se non sono già tutti morti. C'è solo un modo per scoprirlo. Non sembra operativa di questi tempi. Ci sarà una soluzione. Magda sarà anche pazza, ma non distruggerebbe il portale, giusto? Aspettate, vuol dire che siamo bloccate qui. Si stava meglio nella vana. È una storia lunga. Ah, com'è potuto succedere? Mi sono arreso. Charles. Oh,
Tesoro, amore mio. Perdonami, Biancaneve. Pensavo che fossi morta. Ho smesso di combattere. Ho perso ogni cosa. Dopo che ha preso il potere, io... Amore mio, ero sicura che ti avrei rivisto. Mi dispiace che le cose siano andate così. Eri sparita da così tanto. Abbiamo tutti smesso di sperare che saresti tornata. E adesso che l'hai fatto, è troppo tardi. Sono un uomo distrutto ormai. Quando lei... Ehi, fa tutto bene. Quando ha preso il mio anello, io non avevo più alcuna utilità. E senza il mio potere, io non sono più la stessa persona. Aggiusterò tutto. Te lo prometto, Charles, dobbiamo solo tornare puoi, al portale. Non puoi. E invece sì. Oh, amore, quanto tempo è passato? Troppo tempo. Devi dirmi cos'è successo mentre non c'ero. Ti faccio vedere. Magda è riuscita a prendere il potere, ma non era abbastanza per lei. È diventata paranoica. Temeva che un giorno saresti tornata. Per anni ha inviato tritoni attraverso il portale per trovarti, per ucciderti. Sì, ne sappiamo qualcosa. Ora non lascia mai la sala del trono. Abbiamo combattuto fino allo stremo, ma controlla tutto il regno. Io sono l'unica persona a cui non può dare ordini, ma ormai... Sono un uomo anziano e... Hai detto abbiamo. Abbiamo chi, Charles? Come mi chiamo? Questo è un bel mistero. Alice. Una volta mi chiamavo così, ma... Devo essere stata diverse persone da allora. Cosa le è successo? In questo momento credo di non riuscire a spiegartelo, perché non sono me stessa. È diventata così quando il cappellaio è morto. Sembra davvero un'eternità. Ma l'eternità a volte è solo un secondo. Non dirlo a me. Alice, se sei ancora lì dentro, vuol dire che c'è speranza. Dobbiamo solo tornare a prima del matrimonio. Solamente in questo modo possiamo fermarla. Puoi aggiustare il portale per noi. Puoi riportarci indietro. È impossibile tornare a ieri. Ero un'altra persona allora. Oddio, è proprio suonata. I migliori lo sono. Dovete esserlo anche voi, altrimenti non sareste qui. Ok, perciò Alice è pazza. E il nostro principe ha un piede nella fossa, senza offesa. Allora, che facciamo? Andiamo a sconfiggere Magda? No! Dobbiamo batterla nel passato! Vuoi dire nel presente? Comunque non è qui e non è adesso. Combattere Magda qui non ci porterà alcun beneficio e lo sapete anche voi. Dobbiamo tornare indietro, a prima che fosse celebrato il matrimonio. L'evento che ha scatenato tutto questo. Ma in parte hai ragione, dobbiamo andare da Magda. Se ha continuato a mandare i tritoni a cercarmi, conosce il modo per aprire il portale. Quindi entriamo, scopriamo come fare e ce ne andiamo. Possibilmente inosservate. Per me non c'è alcun problema. Tesoro, puoi portarci da lei? No. Quel posto è pieno di tritoni. E purtroppo temo...
Temo che non sarei in grado di combattere. Questa è la strada. Ma sta attenta, Biancaneve. Se ti vedesse, se scoprisse che sei lì, sarebbe già tardi. Con l'anello può controllare chiunque l'ascolti. Ora va. Come mai non sei nella tua cella, Tremotino? Sai che non mi piace che te ne vada in giro di notte. Hai già tentato di ingannarmi una volta, te ne eri dimenticato? No, no, mia regina. Soltanto pensavo di poter stare fuori se avessi pulito. Hai pensato male. Mi dispiace. E che? Ritorna nella tua cella. Vorrei solo... non farmi ritornare. Ho detto, torna nella tua stupida cella. Va bene, va bene. Vado, mia regina. Se potessi trasformare questa paglia in qualcosa di utile. Siete tornati! Siete tornati! Ah, non siamo qui per salvarti, è tutta colpa tua. Ringraziami che non ti uccido. Ah, dolce morte. Ma perché siete qui? Dobbiamo tornare nel passato per riparare i tuoi danni e tu ci aiuterai. Dici come si apre il portale. No, 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 no. Sentite, alla regina non piacerà. Oh, non mi interessa. No! Shh, tappategli la bocca o saremo nei guai. Non vuoi cancellare tutto questo? Essere libero. Voi non capite. La regina è nella mia testa. Può controllare ogni cosa. Ti prego, rispondimi. Esiste un modo? Sì. Esiste. Ma a lei non piacerà. No, dovete andare. Andate subito. Puoi fare qualcosa, per favore? Sì, speravo me lo chiedessi prima. Grazie. Tutto questo tempo, che cosa ho fatto? Adesso chiudi la bocca. Conosci il luogo dove si trova il portale e come possiamo aprirlo? Puoi parlare adesso? Sì. Il propulsore. E sai come arrivarci? Allora va a prenderlo. E non farti scoprire. Forza! Perdonatemi. Attento e fa presto. Vai, vai! Che tu sei tu. E io come lo so? Se non fossi io, allora chi potrei essere? Non abbiamo tempo per gli indovinelli. Se tu credi a me, io crederò a te. Può andarti bene? Direi di sì. Ah.
Avanti, com'è andata? Non bene, purtroppo. È già l'ora del tè? Il matrimonio alle porte, penso che dovrei bere un goccio. No. Ora sì. Oh, accidenti! Prima ho preso una tazza di tè, ma non sono riuscito ad andare molto lontano. Ci penso io. Non devi preoccuparti. Non è tardi per sistemare tutto. Spero proprio di no. Com'è che funziona? Ho bisogno di scoprire subito dove e quando si trovano gli Avenger. Basta bere un sorso, pensare a un momento futuro e arriverai da loro. Splendido. Ne prendo una tazza. Aspetta, faccio io. Tu siediti. Questa roba è molto forte. Bello, spero. Basta un sorso? Sì. Che futuro sia, allora? Sempre avanti, come si dice. Che ci siamo lasciati andare, Alice. Che cosa hanno fatto al mio splendido palazzo? C'è nessuno? Alice, sei tu? Mio caro principe azzurro, perdona la sincerità, ma sei invecchiato malissimo. Finalmente ti ritrovo. Magda ha il mio anello. Sono arrivata tardi. Al contrario, sei arrivata giusto in tempo. Ci sta mettendo troppo. Passiamo al piano B. L'incantesimo svanirà tra poco. Oh, grazie. Che facciamo di lui? Che possiamo fare? Lo lasciamo qui? Potremmo ucciderlo. Lasciamolo qui a soffrire. Almeno fino a quando esisterà un qui. Tremotino! No! Vieni qui immediatamente! Arrivo, mia regina! Rupert, finalmente sei qui per liberarmi. Mi dispiace, Charlie. Magda ha preso Biancaneve. L'unico modo di farla uscire da qui è portare te all'altare. Congratulazioni, Charlie. Stai per sposarti. Ma non riesco a capire. Se io sposo Magda... No, non Magda. Biancaneve. Ma come? E dove è finita Alice? Chi se ne importa di Alice? Lei ha già fatto la sua parte. Fidati di me, devi solo camminare verso l'altare. E tutto tornerà a posto. Pensi di farcela? Ma sì, certo. Qualunque cosa. Bene. Ora devo andare. Anch'io devo fare la mia parte. Sei un buon amico, Rupert. È un eroe. Farai di tutto per amore. E ora inizia lo show! Devo solo indossare gli abiti di scena. Perfetto.
Ho calibrato le coordinate ed è tutto pronto per quanto mi riguarda. Ci serve solo il propulsore e potremo far tornare le ragazze a prima del matrimonio. Allora, cominciamo. Oh, avventata la ragazza. Ma non è rimasta. Oh, lo sono ancora, cara. In realtà è la qualità che più mi torna utile. Riusciremo a tornare indietro? Oh, certo, ma non bisogna perdere tempo. Dobbiamo solo lasciarlo carburare un pochino. Ragazze, prendete posto. Biancaneve. Charles. Pensavo che non ti avrei più rivista. E adesso che devi andare di nuovo via, io... non so se posso farcela. Te lo prometto. Charles. Quando finiremo, non dovrai più vivere questa vita. Ne avrai vissuta una migliore con me. E adesso partiamo. Oh, vi ho colte di sorpresa. Magda! Fermi! Immobili. Grave. Quando Trimotino mi ha detto cosa gli avete fatto fare, beh... ho pensato di uccidervi, ma... così è molto più divertente. L'ho detto che dovevamo ucciderlo. È quello che avrei fatto io. Infatti... ma... mia regina... perché? Ormai mi hai stufato. E adesso ho dei nuovi giocattoli. Oh, insieme ci divertiremo un sacco. Potrei farti uccidere le tue amiche? No, troppo facile. Forse ti farò davvero usare il portale, sai? L'era glaciale sembra appropriata. Là sicuramente ti sentirai a casa, non è vero, Biancaneve? Ascolta le tue parole. Guardati intorno. È questo quello che volevi? Un regno alla deriva? Un popolo che ti obbedisce solo perché soggiogato dai tuoi poteri? Nessuno ti è davvero leale. Non ti sei guadagnata niente di tutto questo. No, invece sì. Tutte le lande che ho percorso per catturare il tuo bel principe. Senza contare gli anni che sono passati prima che riuscissi a piegarlo alla mia volontà. Ma ce l'ho fatta. Oh no. È stata una lunga e atroce attesa. Ma ora... ora ho finalmente tutto quello che ho sempre desiderato. Ma sei davvero felice? Fra poco lo sarò. In passato potevi essere un eroe, ma hai scelto di essere malvagio. Ora hai la fortuna di avere un'altra occasione. Stento ancora a crederci. Dopo tutto questo tempo, tu salti fuori adesso, che non hai possibilità di fermarmi. Oh, se solo Charles potesse vedere questa scena. Attenta a quello che desideri, Magda. Charles! Oh, Charles. Quanto tempo è passato dal nostro matrimonio? Troppo, Magda. Il tuo regno del terrore finisce qui. A te non posso dare ordini, purtroppo. Ma preferirei non dover uccidere un uomo anziano. Sarebbe meglio morire che trascorrere un altro giorno con te. Se lo dici tu. Nora, Rupert! No! Riportale nel passato! Arrivederci, Charles. Charles, ben arrivato. Sei così bello. Ora che facciamo? Vuoi che leggiamo le promesse? Qualcosa del genere. Fai il bravo principe e sposami. Adesso. Oppure ti prometto
di ucciderla. Oh no! Grazie al cielo. Li hai trovati? Sì e no. E ora cosa fai? Beh, devo impedire un matrimonio. Convincetelo. Aspettate! No! Aspettate! Se io ti sposo, mi prometti che la lascerai andare? Se farai il bravo. Biancaneve. Biancaneve. Allontana quel tuo culo squamoso dal mio futuro marito. Ammazzatele! Tu non lo meriti! Ma davvero? La più bella del reame? Sta per sposare me! Forza, Charlie! Adesso! Dammi l'anello! Charlie! Biancaneve? Sono io, Charles. Dobbiamo sbrigarci. Sta mentendo, Charles. In realtà quello è Tremotino. Oh, per l'amor del... Biancaneve. Rupert. No, non arrabbiarti, Charlie. Posso spiegarti. È una storia di... Ho imparato dalla migliore. Biancaneve, vuoi sposarmi? Direi che è ora. Sta lontana da lui! Quanto sembri! Combatti o morirai! Io non picchio le donne! Ma io sì! Distruggete la città! Che non si salvi nessuno! Se fossi in te mi arrenderei. Ora torna negli abissi e sparisci dal mio regno.
Tu mi hai mentito. Magda! Avevi intenzione di farti sposare da lui. Tu volevi solo imbrogliarlo. No, Magda, no, sarebbe ridicolo. E volevi imbrogliare anche me. Tu hai sabotato il mio matrimonio. No, loro l'hanno sabotato. Io cercavo solo di aiutarti. Che cos'è che avevi detto di volere? No, niente. Sono a posto. Credo che siamo pari. Hai ragione. Atlantide. Ti porterò ad Atlantide. Però ti avverto, quando la vedrai, non vorrai più tornare indietro. No. Forza, soldati! Si torna a casa. No, per favore, ti scongiuro! Io non so nuotare! No! Davanti! Vi prego, lasciatemi! Voglio restare qui! Vi prego! Odio l'oceano! Ora puoi baciare la sposa. Non succederà mai. Ancora non capisco. Cerimonia deliziosa. Ma dopo aver battuto orde di tritoni, aver viaggiato nel tempo e aver vissuto la mia stessa morte, direi che ne ho avuto abbastanza dell'oceano. Non mangerò mai più pesce. Dunque, che fai? Ci riporti indietro? Beh, io non credo che ora dobbiate fare quello che vi dico, giusto? Dato che controllate tutto il regno. Sappiamo che qui non funziona così. Di certo non proverò a conquistare il mondo. Ovviamente no. Ti appartiene già, se ho capito bene, corretto? Fidati di me. Non la pensiamo così. Splendido. E così l'avventura è finita. Sciocchezze. Io non ne sarei così sicura, Charles. Dopotutto, il mare non è l'unico posto dove si nascondono pericoli. Credete a me, esiste un intero universo di meraviglie che aspetta solo di infiltrarsi fra le crepe della realtà. E inoltre, dobbiamo fare un po' d'ordine dopo tutto quel fastidioso viaggiare nel tempo. Dobbiamo? Certo. Non dimentichiamoci chi ha dato inizio a tutto questo, Sarebbe carino se mi deste una mano. Se rimanete da queste parti, dovremmo rendere la nostra alleanza un po' più ufficiale. Perciò, godetevi la luna di miele, ve la siete meritata. Ma al vostro ritorno, mi aspetto che veniate a fare rapporto alla Looking Glass. Tutti voi. Se ci chiami, noi arriveremo. Splendido. Ho un paio di questioni che certamente meriterebbero l'attenzione degli Avenger Grimm. Bravissimo, ragazzi. Oh.
Sometimes it takes more than expected.